Ragazzi, adesso vi racconto questa perché veramente siamo oltre la follia, ve la devo raccontare, perché siamo al top assoluto. Me l'hanno raccontata chi era lì, mi sarebbe piaciuto vedere questa scena perché è stata, penso, meravigliosa. Allora, località Locarno, Svizzera, zona Lido. Praticamente fuori ci sono i parcheggi a pagamento e c'era la colonnina per, vabbè, quando arrivi i parcheggi metti la monetina e paghi, come in tutte le parti del mondo. Allora questo qui va a pagare, a un certo punto esplode, inizia a sclerare, si mette a gridare viva l'Italia, viva l'Italia! Cioè praticamente questo qui non riusciva a parcheggiare, non riusciva praticamente all'inizio a capire come funzionava, e poi dopo, molto probabilmente perché non ci aveva i franchi, si è messo a gridare viva l'Italia, viva l'Italia, e uno lì di dietro si è messo a gridargli viva la Svizzera. Cioè, ma vi rendete conto, noi all'estero, le figure di M che facciamo? Cioè, e come ci considerano poi la gente? Cioè, tu sei in Svizzera? Ok, ti metti a sclerare, a impazzire perché non riesci a pagare il parcheggio e ti metti a gridare viva l'Italia. Cioè, perché tu non hai i franchi per pagare il parcheggio. Cioè, ma io dico, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Cioè, allora, probabilmente questa persona, quando ha passato la dogana, non si è neanche accorto che stava andando in un'altra nazione. Cioè, scusa, ma tu sei in Svizzera? Cioè, in Svizzera ci sono i franchi? Cioè, ho capito che tu magari hai dei problemi psicologici, non lo so. Cioè, ma paghi in franchi, paghi. Allora, per l'amor di Dio, in alcuni casi ti accettano anche l'euro, ti fanno il cambio uno a uno. Ma in questo caso non sei in un bar, sei in una colonnina e paghi con la moneta del posto. Cioè, non è che se io vado in Inghilterra c'è una colonnina, pago, cioè pago con la sterlina. Se vado in America pago con i dollari. Cioè, se vengo in Italia e c'è una colonnina da pagare e arrivo dagli Stati Uniti d'America, cioè non è che mi metto a incazzare, o se arrivo dalla Polonia o dalla Romania con i leu mi incazzo perché la colonnina in Italia non c'ha i leu ma c'ha gli euro. Cioè, ma sei talmente scoppiato che non riesci neanche ad arrivare a questo livello. Per l'amor di Dio, ci sono anche dei parcheggi dove prendono anche, per esempio, le casse centrali, se tu vai a Lugano, prendono anche l'euro. Ma la colonnina lì semplice, dove non puoi mettere l'euro ma prendi la moneta, prende solo franchi. Cioè, ma mi sembra anche logico. Cioè, ma se vai in una nazione straniera, cioè, ti devi preoccupare di prendere la moneta del posto. Cioè, non è che se io vado in Inghilterra, a Londra, cioè sono in giro, la metro in giro mi fanno pagare con l'euro, devo pagare con la sterlina. Cioè, al massimo pago con la carta di credito, si può anche pagare. Cioè, ma non riesci ad arrivare a fermarti a prelevare qualche franco? Cioè, non riesci ad arrivare ad andare in, al massimo vai in un bar, ti prendi un caffè, lo paghi 2 franchi, 1,80 euro, gli dai 20 euro, ti danno il franco, ti danno il resto in franchi. Cioè, vai in un bar, cioè, gli dici, ascolta, mi dai 10 franchi, ti do 10 euro, ce lo fai cambiare, vai, ti prendi una Coca-Cola. Cioè, ma io dico, come si fa? Ma come si fa ad arrivare? Cioè, ma come si fa? Ma come si fa, io dico? Cioè, come si fa, io dico, a sclerare e poi a mettersi a gridare viva l'Italia, viva l'Italia, perché tu non sei neanche in grado di pagare un parcheggio. Cioè, ma se io vado in Inghilterra, affitto una macchina, vado in un parcheggio pubblico, cioè non è che io mi metto a gridare viva l'Italia perché non riesco a pagare un parcheggio, cioè in Svizzera ci sono i franchi. Cioè, se non hai i franchi perché ma statene a casa tua. Cioè, scusa, non è che questi qui hanno l'euro, hanno i franchi. Cioè, se vuoi, cambiati i soldi,
cioè vai in un'azione e ti cambi i soldi. Cioè, ma mi sembra logico, cioè, sono le cose basilari. Cioè, se io vado in giro in Russia, vado in banca e cambio gli euro in rubli, cioè se vado negli Stati Uniti cambio, cioè, ma la stessa cosa è qui. Cioè, ma ci rendiamo conto che figure noi riusciamo a fare in giro? Cioè, non riesci a pagare un parcheggio, non sei neanche in grado di andare prima a fornirti della moneta del posto e ti metti a gridare viva l'Italia. Ma tu sei pazzo, sei. Questi sono pazzi, questa gente qua vota, ragazzi. Cioè, noi conviviamo con questa gente vota.